Il 22 aprile è la giornata mondiale della Terra. Perché in questo giorno ricordiamo la Terra? In tutto il mondo si festeggia questa giornata per ricordarci che il pianeta ha bisogno di cure. Purtroppo negli anni l'uomo ha causato tanto dolore, ha inquinato i mari, l'aria, il terreno, ha tagliato gli alberi, bruciato foreste. Per questo la Terra soffre molto. È come una persona molto malata. E quindi ha bisogno di cure. Ciascuno di noi ha il dovere di prendersi cura del pianeta Terra. Ma cosa possiamo fare? Ecco le idee dei bambini. Io sono cittadino del mondo e ho il dovere di rispettare l'ambiente. Posso differenziare, riciclare, riusare, recuperare, salvaguardare, ridurre. I bambini dicono: è importante fare la raccolta differenziata. Se andiamo a fare un picnic, non dobbiamo lasciare rifiuti, ma dobbiamo portare un sacco per l'immondizia. Non tagliare gli alberi perché ci danno l'ossigeno. Non usare sempre la macchina, se si può, dobbiamo cercare di andare a piedi o usare la bici. La lista delle idee è molto lunga. Ad esempio, i pescatori non devono lasciare le reti in mare perché pesci e tartarughe ci si impigliano e muoiono. Non sprecare l'acqua del rubinetto. Non buttare le cose in mare, specialmente le lattine e la plastica. Ogni giorno possiamo fare piccole e grandi cose. In principio la Terra era tutta sbagliata. Renderla abitabile fu una bella faticata. C'erano solo gli uomini con due braccia per lavorare e agli errori più grossi si poté rimediare. Da correggere, però, ne restano ancora tanti. Rimboccatevi le maniche, c'è lavoro per tutti quanti!